25 ottobre, balzò in piedi e venne da Gesù. Gesù è la luce del mondo, il sole della vita, è luce nella creazione, è luce nella redenzione. Lui è la luce eterna, incarnata, accesa sul candelabro della croce per illuminare tutti quelli che abitano la casa del mondo. Anche l'eternità è tutta illuminata dalla luce di Gesù Signore, così l'Apostolo Giovanni nel Vangelo e nell'Apocalisse. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Giovanni 1:1-18. In essa non vide alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno il suo splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno perché non vi sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Apostoli 21, 22-27. E non vi sarà più maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo adoreranno, vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Apostoli 22:3-5. Il cieco di Gerico è figura, immagine dell'umanità seduta sul ciglio della strada a mendicare. Essa, se vuole guarire, deve gridare a Gesù Signore, gridare così forte da superare ogni altro grido, compreso quello dei suoi filosofi, scienziati, maestri, psicologi, pedagoghi, giornalisti, mass media, teatro, cinema, satira e ogni altra cosa. Questo suo grido forte e accorato dovrà giungere al cuore di Cristo Gesù. Poi essa stessa dovrà abbandonare ogni mantello delle sue poche e misere sicurezze e correre, balzare verso il Signore, manifestandogli tutta la sua fede. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne davanti a Gesù. E venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!»
e subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Marco 10, 46, 52. Chi deve fare conoscere Gesù, la sola luce, è la Chiesa del Dio vivente. Come fa il mondo a conoscere Gesù Signore se i suoi discepoli non parlano di Lui, non rivelano la sua vera essenza? Se nel dialogo con il mondo si limitano a dire solo qualche principio di morale naturale, e neanche. Il discepolo deve sapere che se il mondo non va a Gesù, rimarrà in eterno cieco. Lui stesso parlerà a dei ciechi, dialogherà con dei ciechi. Se però lui non sa queste cose, esso stesso è cieco, e se il discepolo cieco guida il mondo cieco, tutti e due andranno a finire in una fossa. Ciò che sta accadendo, la responsabilità della perdizione del mondo è tutta del discepolo cieco. Questi si è dimenticato del suo maestro, della sola luce, facendosi tenebra con le tenebre. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci vera luce di Cristo Gesù. Thank you.